Come gruppo Bilesi in Transizione siamo così un po' orgogliosi ma anche emozionati di questo piccolo ciclo di iniziative che però ha avuto un bel successo, un bel riscontro. Abbiamo visto che anche nelle serate, poi nella seconda parte del World Café, la gente ha anche la possibilità di esprimersi, aprirsi e raccontarsi anche. Quindi chissà, stiamo progettando e pensando nuove cose, quindi è proprio solo il primo input, questo ciclo che c'è stato qua in caffetteria, per cui non spariremo, non sparirà il gruppo Reconomy, ma cercherà nuove forme, nuove modalità, anche con altre serate, incontri, ospiti, per cercare di animare il nostro territorio. Questa sera è organizzata, come tutte le altre sere, in economia del dono, direi, nel senso che tutta la serata e anche la cena frugale che ci sarà dopo con la caffetteria, e in economia del dono, nel senso, c'è un'ampolla lì all'ingresso dove ognuno può lasciare liberamente quello che si sente, anche a seconda di come ha vissuto ed è stata la serata, così riusciamo a rimborsare le spese di caffetteria, di viaggio per Maurizio, e insomma riusciamo anche a ricreare un po' di sostenibilità a questi eventi. Questa sera abbiamo Maurizio Pallante che è qua, che ci racconterà un po' di lui, che insomma si racconta già da solo, nel senso, per chi lo conosce nasce un po' sui temi ambientali, ma poi insomma stili di vita e quant'altro. A livello nazionale diciamo che siamo al top, ecco. Quindi stasera abbiamo chi di questi temi ne mastica a diversi livelli, diverse situazioni, non solo tutti i fantastici libri che hai scritto, di cui qualcuno, forse se è rimasto qualcuno ancora in mente, ma vi suggerisco caldamente di leggerli. In particolare ci siamo voluti soffermare su questo tema dei monasteri del terzo millennio, con te, con questo invito, perché è un tema che sentiamo molto molto caro qua nel Biellese, perché comunque c'è una tradizione di monasteri, santuari ed eretici che è abbastanza interessante, oserei dire, quindi ne volevamo proprio dialogare e discutere con te questa sera. È un po' perché si ricollega anche a quello a cui tutti stiamo ammendo, che è iniziare a pensarci in un altro modo, con nuove metodologie di relazione, lavoro e di vita sul territorio, quindi anche con te vogliamo confrontarci su questo. Ma per iniziare volevamo sempre la nostra classica pillola, i 5-10 minuti di pillola, perché il territorio biellese è già ricchissimo di iniziative di Reconomy in transizione. Forse siamo a volte un po' troppo autocritici nel giudicare il nostro territorio, ma in realtà credo che ha già tanta di quella bellezza da raccontare che è incredibile. E quindi queste serate abbiamo invitato qualcuno che già sul territorio si dà da fare in Reconomy. Questa sera abbiamo scelto di invitare non a caso Giuseppe Pidello, e il progetto della Trappa, a cui tutti insomma in qualche modo siamo legati o che conosciamo bene questo luogo, che è stato anche un monastero. Quindi io lascerei adesso la parola a Giuseppe per la tua pillola e poi gli diamo la parola a Maurizio. Grazie entrambi, resta qua.